È nato! È maschio! No! Cos'è? Oh, bella la mia bambina! Allattare, iniezione, vaccino, altra iniezione, clister. Quanta bella cacca! Vomito, allattare! Bella, bella, ridi, bella bambina della mamma! Dai, dai, su, fai un routine, dai, giocherelli belli! No, non buttare per terra! Amla, pappone! No, non sputare! No, cucchiaio per terra! Cattiva! Cattiva, cresci, cresci, bella bambina della mamma. Mettiti qui che adesso ti racconto una bella favola. Quando mi si chiede che cosa vuol dire essere donna in questo momento storico, nel paese dove vivo, che è l'Italia, nella città dove vivo, che è Milano, non so mai bene cosa rispondere. Perché penso che sia una lotta continua, per me che sono donna, sono gay, e il fatto di prendere il proprio posto nella società e nel mondo, un posto che scelgo io e che non mi è dovuto, cioè che non mi è imposto, e quante volte mi sono sentita dire che a una certa età comunque, cioè che il mio obiettivo, essendo donna, era diventare madre, e era accudire qualcuno, quindi nella mia coppia, essendo donna, ok, in questo caso io, la mia coppia sarà sempre una donna, però essendo donna, il mio compito era accudire, e in un certo senso difendere, dal punto di vista emozionale e emotivo, perché le donne sono molto emozionali e molto più brave, non hanno la forza fisica che hanno gli uomini, ma hanno la forza emotiva. E mi è stato ripetuto che, essendo donna, il mio corpo doveva rappresentare ed essere in un certo modo, ma non c'era spazio di come io vedo il mio corpo, come io lo sento, come io lo voglio, ma come può piacere il mio corpo. Come può il mio corpo starci dentro fisicamente in questa società, in questa comunità, in questa cultura? Quindi mi rendo conto di non essere per niente libera, di volerlo tanto e di battermi con me stessa per sentirmi libera. Però penso che ci sia un grande lavoro da fare, che parte secondo me dall'inizio, di un'educazione, proprio dall'asilo nido, secondo me, perché è da lì che tante cose, no, cioè il tuo primo impatto nella società è l'asilo nido, quando inizia l'amichetto, l'amichetta, a comportarti come vuoi, i primi amori, inizia ad avere a che fare con l'altro. E secondo me è da lì che bisognerebbe partire. E senza che ci fosse il ruolo della donna e il ruolo dell'uomo così separati, così lontani. C'era una volta una bambina tanto carina che aveva una bella bambolina. No, la bambolina non era bella, era tutta sporca, spelacchiata e fatta di stracci, e diceva un sacco di parolacce tremende. Chi ti ha insegnato queste brutte parolacce? Le chiedeva la mamma. La mia bambolina, rispondeva la bambina, sei una bugiarda, sono i maschiacci che te li insegnano. No, è la mia bambolina, avanti bambolina, di qualche parolaccia alla mamma. La bambolina, che obbediva sempre alla bambina perché lei le voleva tanto bene, giù a Dio un sacco di parolacce tremende. Porca puttana, stronzo, mi piace un casino, culo, 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 culo. La mamma si fece tutta rossa di rabbia, strappò via la bambolina dalle mani della bambina, spalancò la finestra e la gettò giù nel prato su un mucchio di immondizia. Mamma cattiva, mamma cattiva, dice la bambina, poi corre nel prato, ma proprio in quel momento passa un gattaccio rosso che afferra la bambolina tra i denti e se la porta via nel bosco. È notte, è buio, la bambina è piccola, ha paura.
a un tratto vede un lumino piccolo, lontano, lontano. Va verso questo lumino piccolo, che cos'era? Era un nanetto piccolo che stava in cima a un grande fungo e faceva la pipì fosforescente. In bocca una bambolina di pezza che dice parolacce. Eccolo lì, fa il nano con fuori il pipì e tracchete, fa un gran getto di pipì addosso al gattaccio rosso che casca per terra e muore secchito, che si sa che la pipì dei nani è un tremendo veleno per i gatti. Grazie, grazie, grida la bambina, la bambolina di pezza tutta inzuppata di pipì. Chi è quello stronzo faccia de merda che mi ha ammazzato il mio gattaccio rosso che io ci volevo tanto bene, che mi picchiava, mi faceva star sotto, mi faceva un culo così, mi faceva lavorare, io piangevo, ci stavo male, ma a me piaceva ancora di più perché mi faceva sentire una femmina e finalmente c'avevo il mio maschio e mo che faccio senza il mio gattaccio rosso? Brutto stronzo faccia de merda, culo, nano culo, nano culo, nano culo. Come mi piace questa bambolina di pezza che dice parolacce, quasi quasi me la sposo, fa il nanetto. No, me la sposo io, si sente una voce tremenda nel buio del bosco non più rischiarato dalla pipì fosforescente del nano. Chi era? Che paura, un lupone con dei denti lunghi così. Me la sposo io. No, non lo voglio, non lo voglio quel rotti in culo di quel lupo lì. Ma non sono rotti in culo, ma un ingegnere elettronico che è una strega cattiva tramutata in lupo. Tant'è vero che ho il lampograph nel taschino, ma se questa bambina vergine mi dà un bacio sulla fronte, tracchete, salta fuori un giovane professionista, bella presenza settentrionale, a scopo affettuoso amicizia offresi. La bambina bacia il lupone e tracchete, salta fuori un giovane elettronico di bellezza disumana che per la gran contentezza fa un gran peito dal sedere davanti alla faccia del nano che muore stecchito, che si sa. I peti degli ingegneri elettronici sono dei tremendi veleni per i nani. Come la bambina lo vede, se ne innamora pazzamente. Com'è bello! Com'è bello! E l'ingegnere elettronico, siccome la bambina era cresciuta e le erano spuntate quelle cose rotonde che hanno le donne, sia davanti che di dietro, che gli ingegneri elettronici ci fanno pazzi per quelle cose rotonde lì, è proprio una scelta di facoltà la loro, ho cambiato idea, non sposo più la bambolina, ma la bambina dai seni pimpanti e il culetto tondo. Detto fatto, si sposarono e vissero eternamente, eternamente felici.